momento, ricordo di Marco e contro ogni tipo di violenza. Citiamo una preghiera. E i ragazzi poi hanno pensato di librare in alto un cielo 20 lanterne, chiunque voglia dargli una mano sono qui di fronte all'ingresso, tanti quanti sono gli anni di vita di Marco, 20 anni volati in cielo, 20 anni consegnati all'eternità. E affidiamo Marco, i suoi familiari, all'intercessione materna di Maria. Santa Maria, Vergine della notte, noi ti imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore e rompe la prova e sibila il vento della disperazione e sovrastano sulla nostra esistenza il cielo nero degli affanni o il freddo delle delusioni o l'ala severa della morte. Liberaci dai brividi delle tenebre nell'ora del nostro calvario. Tu che hai sperimentato l'eclisse del sole, stendi il tuo manto su di noi sicché, fasciati dal tuo respiro, ci sia più sopportabile la lunga attesa della libertà. Alleggerisci con carezze di madre la sofferenza dei malati. Riempi di presenze amiche e discrete il tempo amaro di chi è solo. Spegni i focolai della nostalgia nel cuore dei naviganti e offri loro la spalla perché vi poggino il capo. Preserva da ogni male i nostri cari che faticano in terre lontane e conforta col baleno struggente degli occhi chi ha perso la fiducia nella vita. Ripeti ancora oggi la canzone del Magnifica e annuncia stradipamenti di giustizia a tutti gli oppressi della terra. Non ci lasciare soli nella notte a salmodiare le nostre paure. Anzi, se nei momenti dell'oscurità ti metterai vicino a noi e ci sussurrerai che anche tu stai aspettando la luce, la sorgente del pianto si risseccherà sul nostro volto e ci sveglieremo insieme l'aurora. O madre, ottieni che il nostro fratello Marco si svegli nell'aurora del tuo figlio Gesù Cristo. Amen. Facciamo un po' di spazio in modo che i ragazzi possano far volare le lanterne.
prima delle lanterne, come penso già molti sapranno, ricordiamo che domani alle ore 16 nella chiesa della Madonna delle Grazie saranno celebrate le esequie di Marco. Quindi ci diamo tutti appuntamento per continuare a pregare per lui domani pomeriggio. Ringraziamo innanzitutto i ragazzi di Moio che ci hanno dato la possibilità di vivere questo momento e tutti coloro che hanno partecipato. Una che sta accadendo, chiedo scusa.